Cappuccetto Rosso. C'era una volta una dolce bambina. Tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso perché indossava sempre un cappuccio rosso. Le era stato dato il giorno del suo compleanno dalla nonna, che amava molto la bambina. Un giorno la madre di Cappuccetto Rosso disse: «Vieni qui, bambina, porta questo cesto a tua nonna. C'è del pane delizioso, burro, una torta e bacche. È malata da diversi giorni e spero che questo la faccia sentire meglio. E ricorda, figlia mia, non parlare con gli sconosciuti e non lasciare il sentiero. Cammina dritto a casa di tua nonna e per tornare fai lo stesso». La nonna di Cappuccetto Rosso viveva nei boschi fuori dal villaggio. Così Cappuccetto Rosso partì indossando proprio il suo piccolo cappuccio rosso. La ragazza era appena entrata nel bosco quando un lupo uscì dagli alberi. Non aveva paura perché non sapeva che i lupi erano pericolosi. Il lupo aveva in mente di mangiarla, ma non osava a causa di alcuni taglialegna che lavoravano nelle vicinanze nella foresta. Il lupo pensò: «La povera bambina non sa nemmeno che è pericoloso stare a parlare con un lupo. Buona giornata, Cappuccetto Rosso!» «Buona giornata, signor lupo!» «Dove stai andando?» chiese. «Vado a trovare mia nonna, perché non si sente molto bene.» «Cosa hai in quel cesto?» «Ho del pane, del burro, della torta e delle bacche da portare alla nonna.» «Eccellente! E dove vive tua nonna?» E Cappuccetto Rosso spiegò innocentemente esattamente dove viveva sua nonna. Camminarono insieme per un po', mentre stavano attraversando un bellissimo giardino nella foresta. Poi il lupo parlò di nuovo. «Che bei fiori ci sono qui! Perché non ne scegli un po' per tua nonna?» La ragazza si guardò intorno e vide tutti quei bellissimi fiori. Pensava che sua nonna sarebbe stata felice di avere dei fiori freschi e, nonostante il consiglio di sua madre, lasciò il sentiero. Mentre Cappuccetto Rosso si inoltrava nel bosco a raccogliere fiori, il lupo andò dritto a casa di sua nonna. Bussò alla porta e udì una voce da dentro. «Chi è?» «Sono io, Cappuccetto Rosso. Ti ho portato pane, burro, torte e frutti di bosco.» «Che bello! Dai alla porta una bella spinta ed entra! Non ho la forza di venire io ad aprirla.» Il lupo entrò in casa, andò al letto della vecchia e la mangiò in un sol boccone. Poi si mise i suoi vestiti e si mise a letto. Quando Cappuccetto Rosso arrivò a casa di sua nonna, notò che la porta era aperta. La ragazza aprì lentamente la porta e andò in camera da letto. Di solito si sentiva molto felice quando era da sua nonna, ma quel giorno sentiva qualcosa di diverso. «Buongiorno!» Sua nonna sembrava strana. «Oh mio Dio! Nonna, hai orecchie così grandi!» «Per sentirti meglio!» «Oh nonna, che grandi occhi hai!» «Per vederti meglio!» «Oh nonna, che grandi mani hai!» «Per afferrarti meglio!» «Oh nonna, che boccaccia che hai!» «Per mangiarti meglio!» Il lupo rabbioso saltò giù dal letto e mangiò la povera ragazza tutta intera. Con lo stomaco pieno,
il lupo tornò nel letto della nonna e si addormentò, russando rumorosamente. Un cacciatore, che stava passando davanti alla casa, lo sentì e pensò che fosse molto strano per una vecchia russare così forte. Guardò dentro e vide che era il lupo che russava. Il cacciatore aveva cercato il lupo per molto tempo. Finalmente lo aveva trovato. Il cacciatore alzò il fucile e stava per sparare, quando gli arrivò un pensiero. Forse la vecchia era ancora viva nella sua pancia. Così l'uomo prese un paio di forbici e gli aprì la pancia. Vide un piccolo cappuccio rosso spuntare fuori e poi il cappuccetto rosso saltare fuori. Il cacciatore tagliò un po' di più e venne fuori la nonna. Cappuccetto rosso e sua nonna raccolsero alcune pietre e ci riempirono la pancia del lupo. Quando si svegliò, avendo paura, cercò di scappare, ma le pietre erano così pesanti che cadde a terra morto. I tre mangiarono un po' di torta, felici del fatto che il lupo non sarebbe più stato un pericolo. Cappuccetto Rosso decise di non lasciare mai più il sentiero e di ascoltare più attentamente ciò che sua madre le diceva. Morale: non parlare mai con gli sconosciuti e ascolta sempre quello che dicono i tuoi genitori, perché sanno cosa è meglio.